Fabio Di Renzo, tecnico dell'Isernia, una settimana importante perché sulla carta c'è una gara che in altri tempi avrebbe fatto scuotere i cuori dei tifosi biancocelesti. Beh sì, è un derby importante, ci teniamo a fare bene, per noi, per i tifosi, per la città. Vogliamo dare continuità un po' ai risultati che abbiamo ottenuto nelle ultime gare, soprattutto la vittoria con la Viternina. E speriamo bene, sappiamo la difficoltà della gara. Termoli non è quello visto a macchia, ma una squadra solida, compatta. Daremo il massimo. Ecco, quanto quella l'ultima vittoria così quasi roboante, quasi tennistica, ha influito positivamente sulla tenuta mentale della sua squadra? Molto, perché venivamo da una partita importante come quella di Macchia e abbiamo risposto sul campo dimostrando una crescita mentale dal punto di vista di maturità, professionalità e essendo la squadra più giovane del torneo abbiamo dimostrato che comunque con il cuore possiamo dire la nostra. Però il cuore, mister, siamo al rush finale, bisogna tirar fuori anche qualche attributino. Sti ragazzi lo stanno dimostrando, però la sua mano adesso sarà determinante perché i playoff devono essere un obiettivo. Ma noi lotteremo fino alla fine per raggiungere questo obiettivo. Naturalmente per raggiungere l'obiettivo dobbiamo dare il massimo in ogni partita, che sia con Macchia, che sia con la Viternina, così come il Termoli. Sappiamo che l'Isernia merita tutt'altro, però ora con le nostre forze stiamo cercando il massimo da quello che abbiamo e questi ragazzi stanno facendo veramente cose importanti. Posso solo che essere orgoglioso di loro, ma vogliamo regalare questa gioia ai tifosi. E lo sono anche gli sportivi quelli veri, quelli di Isernia, quelli veri, perché hanno visto il lavoro sul campo, una squadra dinamica, però sabato sarà un incontro importante, qualche, non sveliamo, insomma, pretattica, però il Termoli verrà a Isernia per far punti. Sì, sappiamo la forza del Termoli, una squadra che al completo può dare fastidio a chiunque. Noi abbiamo diverse indisponibilità, vediamo di recuperare in extremis qualcuno, ma chiunque.